Buongiorno Marco, siamo qua alla Civica Scuola Interpreti Traduttori. Mi piacerebbe raccontarsi un po' dell'esperienza e l'esperimento che abbiamo fatto sull'audiodescrizione del film Garage Olimpo e dell'esperienza che hai avuto con i nostri studenti, con le nostre studentesse, a dire il vero, perché è un film Allora, che decisamente femminile. Prego. è venuto in mente a me parlando con te che poteva essere la parte pratica dell'ultima parte del corso del 2020-21 con un gruppo di studentesse che hanno accettato di fare questo lavoro su un mio film. Il fatto è che fosse il mio film, io non conoscevo la descrizione e non abbiamo voluto imitare ciò che già c'era nel mercato, no? Cioè seguire Dell'audiodescrizione. delle linee guida, Non no? abbiamo guardato nessuna audiodescrizione e abbiamo analizzato, seguendo diciamo, anche i principi delle mie lezioni sul linguaggio cinematografico, che cosa era importante da dire a un non vedente delle immagini che scorrono, immagini che a volte sono piene di informazione, no? Però se uno inizia dal colore della parete non riesce poi a raccontare l'azione dei personaggi. Quindi cosa escludere e cosa dire? Essenzialmente come passare da una scena all'altra senza perdere il ritmo. Questo è stato un lavoro lungo ma anche progressivo e siamo riusciti a trovare un nostro meccanismo di lavoro che ci ha portato a fare questa descrizione che mi sembra sia stato un ottimo risultato. Sì, poi l'abbiamo presentato davanti a un pubblico di ciechi, a un pubblico di professionisti dell'audiodescrizione, a settembre al Cinema Messico di Milano. Abbiamo avuto anche il riscontro di esperti del settore, oltre che ciechi, Oltre che che ciechi ciechi che che. hanno visioni diverse rispetto alla, proprio direi visioni rispetto alla loro situazione, se ciechi dalla nascita o se diventati ciechi dopo. Quindi situazioni molto diverse. Cosa, nella tua esperienza proprio personale, cosa hai portato a casa da questo esperimento? Beh, diciamo, è stato molto importante per me. Il lavoro perché ho imparato anch'io, quindi oggi posso dire che so come si fa una descrizione imparando con le studentesse. Poi è stata l'esperienza di vedere il film audiodescritto in un grande schermo con da un lato un cieco e dall'altro lato una cieca, insomma due persone non vedenti che con i loro sospiri e le loro risatine mi facevano capire come stava andando la loro visione interiore del film, no? E quindi è stato molto interessante registrare attimo per attimo le loro reazioni. Mi hanno anche fatto capire che a volte abbiamo esagerato con l'informazione perché loro capiscono più in fretta di noi le cose. Per esempio, se noi diciamo il nome del personaggio spesso durante l'audiodescrizione, Felix, Maria, eccetera, loro non hanno bisogno perché loro riconoscono le voci immediatamente, quindi una volta che hanno capito che quello è Felix, la voce di Felix li porterà a quel personaggio automaticamente. Invece noi abbiamo a volte bisogno di essere ricordati. Quindi credo che sia un'esperienza per me molto importante che ci ha portato a capire che un film ha molteplici modi di essere visto, no? Viene visto dai non udenti, ma viene visto anche dai non vedenti perché loro vedono, loro Dicono di vedere un film, sì, loro non fra. dicono ho sentito un No. film, no? Lo vedono. Quindi questa idea di fare dei podcast di film che possono essere ascoltati e quindi visti dai non vedenti mi sembra estremamente affascinante. Grazie Marco, so che devi scappare, grazie per questi minuti e per me è stata un'esperienza molto molto arricchente. Grazie Grazie, a te. ciao.